Giuliano Camilli, grazie e benvenuto su Ops TV. La intervistiamo perché sua madre questo pomeriggio ha ricevuto una spiacevolissima visita qui, nella vostra residenza in via dalla chiesa a Lido San Tommaso. Ci racconti che cosa è successo? Racconto semplicemente che succedono tanti fatti in questi giorni, come quei due signori che sono stati morti ammazzati a Montelupone, dove erano. E purtroppo poteva succedere anche qui, perché mia madre ha 83 anni, sta a letto, è semi inferma, la devo alzare la mattina, il giorno la devo riportare a letto, si aiuta man mano appena lei con un girello, con le stambelle, piano piano. Ma con la forza di respirazione ha trovato questa persona dentro la camera che tirava fuori i cassetti, tutto quello. Lei si è messa a urlare e questo in mano prendeva o un coltello, un cacciavite, qualcosa. Quello che era adesso lei non sa identificarlo perché la paura portava un passamontagna. Lei urlava e lui, questa persona diceva zitta, zitta, zitta e prendeva quest'arma in mano. Ma quello che è mia madre purtroppo a 83 anni non ho saputo Cioè, in identificarlo. buona sostanza, mentre riposava nella penombra, Sì. sua madre si è ritrovata in camera una persona che Sì, stava trafugando nei suoi affogando i cassetti. cassetti, sì. Poi non solo, quello è passato anche nei cassetti nelle altre stanze, però la stanza che gli interessava principalmente era quella dove dormiva mia madre. E questo che mia madre è rimasta sconvolta, sta sconvolta proprio da questa cosa. E con la forza di volontà si è alzata, perché non si alza mai da sola, mai da sola. Qualche mese che lei da sola non si alza proprio, deve essere aiutata, portata in bagno oppure lo fa anche sul letto com'è. E la forza di disperazione della paura è riuscita ad alzarsi, a andare alla finestra del bagno, a urlare a un vicinato dietro che sono subito accorsi. Ma mentre lei urlava, questa persona è scappata via. Il ladro o la Il ladra è ladro, già la ladra, scappato. quello che sia, non lo so. È uscito dal portone principale, l'ha aperto, l'ha sbattuto fortemente e se n'è andata. Tutto qua. Camilli, qui si parla molto della criminalità a Lido San Tommaso e in questa via lei come reputa Allora, la io reputo, situazione? e dico una cosa, Lido San Tommaso, per me, io ho 42 anni che abito qua, la conosco benissimo, parlo qua, conosco tutti e tutti mi conoscono. E posso dire benissimo che fino ad oggi per me era un'isola felice, però pensavo sempre, quando toccherà a me, toccherà a me, quando toccherà a me, per vari motivi che adesso non sto a elencare a dire. Però purtroppo mi è successo. In 42 anni qui non è stato mai ricordato un fatto del genere, che se ne sente tutti i giorni, vie intere passate a setaccio, tutti gli appartamenti, 10, 20, 30 appartamenti contemporaneamente una sera, via dicendo. Ma qui, in questa zona, Lido San Tommaso, non è mai successo. Mi ricordo circa 20 anni fa c'è stata una volta qui un vicino, ma roba di poco e di niente. Il resto nessuno può dire che sono entrati i ladri negli appartamenti. Io non parlo di Lido Tre Arche, dei palazzoni. Io sto a Lido San Tommaso, è ben definito, perché c'è Lido Tre Arche da una parte che confina con Lido San Tommaso. E posso dire che Lido San Tommaso e Lido Tre Arche tutti conviviamo benissimo. Non c'è stato mai alcunché da ridire. Posso dire benissimo. In questa zona, standoci 49 etnie diverse, 49, non una, non c'è stato mai un segno di razzismo, mai. Sì, la delinquenza c'è, come in tutte le altre parti, ci sono gli spacciatori, c'è la droga, c'è la prostituzione, c'è tutto, come sta a Porto San Giorgio, come sta a Porto San Delpidio, come sappiamo benissimo San Delpidio quello che è, però non si può sempre focalizzare al Lido San Tommaso, Lido Tre Arche, Lido San Tommaso e Tre Arche. Perché Lido San Tommaso e Lido Tre Arche, stando qua da 42 anni, posso dire benissimo e tranquillamente, per vari motivi, anche per lavoro e via dicendo, che conosco la zona, palmo palmo, tutti mi conoscono e tutti conosco, conosco tutti, dal primo all'ultimo, e tutti mi conoscono, sono stato sempre ben voluto da tutti e non ho avuto mai nessun problema, né io né la mia famiglia. Da oggi però la sua impressione è cambiata, la Da sua oggi no, opinione. non è cambiata le mie impressioni, perché per me questa persona, o una persona, un personaggio venuto da fuori, può essere pure chiamato da qualcuno che sapeva tutto quanto della mia situazione familiare e via dicendo, perché nel mio appartamento che abito sopra mia madre, stava chiuso, non sono entrati,
quindi non posso dire niente. È entrato proprio nell'appartamento di mia madre, e questo mi duole molto, perché tu entri in un appartamento dove c'è un'anziana di 83 anni inferma in quelle condizioni, questo mi rammarica molto e mi fa male il cuore. Però il resto io non posso dire, non cambio idea su questa zona, perché ci vivo, continuerò ad abitarci, ci morirò, però dirò sempre che le cose sono cambiate qui radicalmente. Non è più quello che era 10 anni fa, 5 anni fa, 8 anni fa, 20 anni fa. La zona si è ripulita. Vengono quest'anno, sono di tanti turisti. A Lido San Tommaso, Lido Tre Arche, c'erano molti turisti. Sono tornati i giovani che non venivano più. Allora questo che vuol dire? Che la zona si sta ripopolando. Gli appartamenti si stanno vivendo. La zona è più viva. E naturalmente c'è la delinquenza. Ma questo non è perché Tre Arche, perché San Tommaso. Perché purtroppo è dappertutto. San Giorgio, Monte Giorgio, Mosse del Pio a Mare, lo vediamo benissimo. Monte Lupone per ultimo. Che devo dire? Devo dire, vivo qui, vivrò qui e sono sempre convinto e dirò sempre che questa è un'isola felice. Non è un'isola infelice perché mi è successo questo. Mi rammarico solo esclusivamente perché è successo a mia madre, a un'inferma. Perché se veniva dentro e non c'era nessuno, non era un dramma. Però questo per me è un dramma e per mia madre ne subirà le conseguenze. Perché stando male come sta, quindi sicuramente avrà delle conseguenze. E spero che non è successo quello, il peggio, perché quello che prendeva in mano quella persona, o un coltello, un cacciavite, o un bastone, o quello che era, adesso mia madre non l'ha saputo identificare, però potevano essere successo, potevamo stare anche sul telegiornale stasera per un altro evento molto luttuoso. Loriano Camilli, mi dispiace. Loriano Camilli, grazie e in bocca al lupo. Niente, crepi. Giorgio Fedeli, Ops TV.